Un'amica delle donne, sicuramente l'emblema della femminilità, basta guardarla. Dani Del Secco d'Aragona, la nostra amica marchesa, spesso oramai in TV, consolidata tra l'altro con una laurea ad honorem in giurisprudenza, proprio garantita da Ius Gustando e Ius Disputando. È vero, anche questa mi mancava, pur avendo in famiglia due legali, mia figlia Ludovica Leuzzi Del Secco d'Aragona, Scarpa Basteri, e mio genero, che è il console avvocato Gianalberto Scarpa Basteri, e adesso anche la mia laurea ad honorem. Perciò che volete di più, adorate, nulla di più. Giornalista da 24 anni. E sono da sempre, voglio dire, amante della femminilità, del buon gusto, dello charme, dell'eleganza. Ecco, una cosa, Daniela, io credo, ecco, che tu proprio, lo dicevo prima, l'emblema della femminilità. Molte donne oggi, non tutte naturalmente, forse hanno perso un po' quella pila, quella femminilità che tanto piaceva anche al genere maschile. Sì, ancora, devo dire, l'uomo, così io sto scrivendo un altro libro, L'uomo pensante, non so ancora se sarà questo il titolo, ma vedremo, insomma. E ho raccolto diverse testimonianze. L'uomo ormai è molto rattristato perché le donne non si lasciano più corteggiare, prendono l'iniziativa, e questa è una cosa che almeno diamo l'illusione all'uomo di poterci corteggiare. La donna deve essere irraggiungibile, sensuale, accogliente, raffinata, dolce, parlare sempre con un tono di voce pacato. Mi diceva la mia mamma, quando si disquisisce, l'interlocutore deve fare così per avvicinarsi. Perciò io abborro chiunque, sia in TV che fuori dalle camere, alza il tono di voce. La donna deve essere ferma, decisa, madre, moglie, amica, amante, tutte le donne del mondo, ma sempre con classe ed eleganza, perché è proprio la natura che ci vuole. Bravissima. Così. La donna che prende l'iniziativa, mette le mani addosso agli uomini, proprio in, mi avete ben capito, che l'uomo scappa, fugge. La donna deve essere conquistata, altrimenti non ha, e deve essere, ecco, oltre che conquistata, anche un oceano di mistero. Bravissima. Imparate dalla vostra adorata marchesa. Esatto, impariamo dalla nostra marchesa adorata. Ma, marchesa, io ti devo chiedere una cosa per tutte le donne. Sì. L'ultima, è molto importante, abbiamo discusso con la dottoressa Iannone, parlato dell'importanza della libertà delle donne arabe, abbiamo una testimonianza d'eccellenza, Zinà. Sì. Ma non solo, abbiamo anche detto che in Italia, anche in Occidente, ci sono delle donne schiavizzate. Basti pensare alla violenza tra le mura domestiche. Basti pensare che fino a poco tempo fa il delitto d'onore era ammesso in Italia. Allora, Daniela, parliamo a queste donne. Adesso a mezzanotte scavalchiamo, saremo nel giorno della festa della donna. Che cosa vogliamo dire a queste donne perché si facciano forza l'una con l'altra? Adorata, prima di tutto è molto così, è all'ordine del giorno un po' la sindrome di Stoccolma. Ci sono donne che si innamorano del proprio aguzzino. Questo è assurdo, perché l'uomo che ti ama, ma neanche con un fiore prova a sfiorarti, no? Scusami l'allitterazione, ma è proprio così. È proprio questa. Perciò voglio dire, l'amore non è gelosia, non è possesso, l'amore è libertà. Perciò adorate, se avete qualcuno che vi turba, oggi si può veramente, cioè scrivetemi, cioè io sono sempre pronta dalla parte di chi è più debole, dalla parte di chi soffre. Avete sempre in me una pioniera, i miei 2000 anni di storia, il mio DNA non mente, come in questa splendida, vediamo. Brava. Che splendida collana, vero, proprio il DNA. È vero. Perciò adorate, nel DNA cosa abbiamo? Che la donna deve essere trattata in maniera, è la mamma, perciò
tutti i giorni dobbiamo festeggiare l'8 marzo, la donna tutti i giorni va festeggiata, la donna mamma, la donna non deve permettere all'uomo di toglierle di rispetto. Ricordate, adorate, nessuno cambia se mai peggiora, perciò al primo cenno di, tra virgolette, violenza, defenestrate all'istante senza appello la persona che vi sta accanto, tanto non cambierà. Chi vi toglie di rispetto una volta lo farà per altre 100. Non sono pessimista, no, tutt'altro, sono realista. Sono una donna che vede sempre il bicchiere non mezzo pieno, è vero, proprio traboccante, ma non permettete a nessuno di violare la vostra libertà intellettuale, psicologica, materiale. Insomma, viva le donne per 365 giorni all'anno, non solo non per quest'anno. Solo domani, non solo adesso. E mi raccomando, imparate dalla vostra adorata marchesa, lo charme e la classe sono senza tempo. E ricordate un'altra cosa, che l'importante per una donna non è farsi notare, ma è farsi ricordare, come diceva Mademoiselle Coco Chanel. Adorati. Bravo. Buona festa per tutto l'anno, vi voglio bene. Grazie. Mi raccomando, stile, classe ed eleganza, perché la vita è una questione di stile, sempre.